Ancora cosplay, ancora qui dal Romix 2015, sempre bagnati, però col cappello. Eh sì, col cappello si sta riparati. Allora, voi fate un steampunk? Sì, ci siamo improvvisati steampunk oggi, così per vedere almeno il primo giorno vestiti. Lo steampunk ce lo vuoi raccontare? Avvicinati più qui, così regia, ecco. Ce lo vuoi raccontare un po'? Molti lo conoscono, cos'è questo stile, però insomma, per chi non lo conosce. Lo stile steampunk è ispirato all'età vittoriana, 1800, funziona molto con gli ingranaggi. Allora, regia, inquadriamo il bellissimo vestito, vedete le pistole, i calzi a rete, stivali. Gli ingranaggi che ho qui sul cappello. E, sì, è molto sulla meccanica, sulla modernità accostato appunto all'età vittoriana. E quindi fantascienza dell'otto, Julius Verne, no? Julius Verne, come si dice? Come si pronuncia? Verne. Julius Verne, no? E quindi è una sorta di inventori dell'Ottocento che si improvvisano con macchine a vapore, armi non troppo avanzate come le pistole. Entra qui la morte, scusate, una parentesi. La morte vuole dire qualcosa? Oggi non sto in servizio, sto a fare una passeggiata. Ah, quindi oggi insomma... No, oggi siccome ci stanno vittime... Non lavori oggi, no, oggi meno male, ogni dai. Ogni tanto, perché riposo. Male, no. Quindi ogni tanto una passeggiata. Riposa di più possibile. Sì, sì, è una camminata. Saluto, ciao la morte, ci vediamo fra 40 anni, chissà, 50 anni, fra 100 anni. Speriamo di sì. Oh, regia, appunto, inquadra la bella steampunker e anche il suo boyfriend steampunker e concludiamo dicendo appunto la fantascienza, no? dell'Ottocento, sì, questo è il concetto. Sì, 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 è il mischiare il moderno con il vittoriano, che comunque, come sappiamo, è un'epoca bellissima del... Tra i film cult di questo genere, aiutatemi, a parte appunto il romanzo di Julius Verne, ci sono stati vari film anche no, quello hanno fatto I Tre Moschettieri, la leggenda, no, dei Wonderland, è ispirato allo stile steampunk. Anche Uomini straordinari. Ma anche l'attore Depp, no? Come si chiama? Johnny Depp. Sì, 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 sì. Anche la fabbrica di cioccolato, anche cioccolato. Lui è ispirato allo stile steampunk. E anche altri adesso non vengono in mente, comunque poi metteremo una lista sotto nella descrizione, così abbiamo anche un po' un quadro completo di questi che sono i film, no, di steampunk. Uno stile che sta tornando di moda. Sì, sì, assolutamente, anche nella moda di tutti i giorni, diciamo. Lei tutti i giorni va a lavorare, no, così? Questo no, se no... Scherziamo. Questo no. Però piccole cose. Sì, alcune sì, i giacchetti, gli occhialini piccolini, diverse cose che comunque rientrano nella modernità adesso. Bello da vedere, grazie a tutti e viva il cosplay, viva il Romix 2015, venite fino a domenica, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Grazie.